Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo tornati in So Brawl Star per un nuovo video, ragazzuoli. Ecco qua, c'è il robo assalto. Cripta, difendi la... E dobbiamo difendere l'avamposto. Allora, ho visto da un video di alcuni youtuber inglesi e di uno youtuber italiano in particolare un video su come utilizzare un bug sul robo assalto. Non so se funziona. In tutti i casi direi di utilizzare un ticket, andare a vedere se funziona il bug. Dovremmo utilizzare il primo in questo caso. Da quanto ho capito è abbastanza easy. Il bug in verità non è, non pensate che sia difficilissimo da realizzare, non è difficile come l'altro. E dovreste arrivare al tempo massimo. Ora non so se funzionerà, eh. Allora, per prima cosa dobbiamo prendere il primo e caricare la super, la mossa finale, ok? Fatto questo, il gioco è pressoché fatto. Ondata 2. Quindi dobbiamo semplicemente utilizzare, ok, cioè ci sono anche brawler fighi. Devo rompere malissimo tutti i brawler e caricarmi la super mossa. Devo attaccare soltanto io. Mi devo caricare la super il prima possibile. Ok, abbiamo quasi fatto. Mi vado a prendere la super. No, non l'ho presa ancora. Mi dovete far prendere la super, ragazzi. Ok, presa la super, dovete andare qua sopra in alto e rompere qua in mezzo. Wow, guys. Ora i robot dovrebbero fermarsi. Col cazzo. Ok, sì. Oh mio Dio. Oh mio Dio, funziona. Oh mio Dio. Si buggano, ragazzi. Si buggano un botto. Perché non capiscono. Non trovano il target. E loro si fermano qua. Pertanto... robot enorme anche, si dovrebbe bloccare anche lui. Voi dovete semplicemente muovervi ogni tanto per non farvi arrivare la notizia del coso. Oh mio Dio, sta... cioè, perché se vi... dopo inizia a funzionare da solo il robot, il personaggio intendo. Se loro non evitassero di andare ad attivare i robot, non sarebbe male come cosa. Tanto da stanno fermi, non fanno nulla. Ecco, se loro non li attivano, funziona come cosa. Loro purtroppo se cambiano target e li iniziano ad attivare è un casino. Quindi vi serve sicuramente una squadra. Ma loro si buggano, loro restano fermi così, non capiscono nulla di quello che succede. E in verità si fermano anche, il che è tipo fotonico. Questo può sparare, ma abbiamo... cioè stiamo tranquilli. Se riusciamo a prendere... ora mi ci scommetto 1000 trofei, cazzo. Cioè tutti i ticket mi faccio tipo. E... ok, come funzionerà a questo punto? Noi dovremo prendere... ondata 11, tra l'altro, sono 13 minuti, dobbiamo resistere. Mi serve la squadra che sta ferma. Infatti loro stanno perdendo, sti handicappati. Però il bug funziona. Che stronzi, perché non stanno fermi, figa? Ok, mi serve... cioè, sicuramente dureremo 30 secondi, però quelli che vengono qua stanno fermi. Pertanto mi servirà una squadra tutta mia per riuscire in questo intento. E... sì, ok, ci sta perché io blocco un sacco di player. Il gioco blocco veramente un sacco di player. Dall'altra parte no, ma comunque li consento. Robot enormi da loro. Vede, a loro perché non stando fermi riuscivamo tranquillamente a farlo. Se loro si muovono è problematico, però funziona la cosa e sono contento. Voglio andare a provarla. Ok, ragazzuoli, io ci voglio riprovare. Pam, yodella! Ok, bene, si fermano loro. Adesso sta tutto nelle mani dei miei. Ah, ok. Devo capire. No, perché se loro non stanno fermi è un disastro. Se loro non stanno fermi è un casino. Se loro non stanno fermi è un disastro. Perché il robot spara ancora. Io non so se effettivamente funziona sta roba. Però ci sta, perché prima saranno buggati, saranno fermati col fatto che leggono. Ondata 9, se loro riescano a massacrare quello e poi stanno fermi, vinciamo, ma devono stare fermi, devono far stare fermi... no, non ce la fanno. Niente. Allarmi in attività. Ok, vedete però, a sinistra, guardate, c'è la mia webcam, aspettate un attimo. Me la sposto, 30 secondi, vedete? Vedete, lui è fermo, non si muove. Ora che poi arrivano questi due qua e ci massacrano è un conto, io purtroppo... purtroppo non ho una squadra. Non ho una squadra per giocare. Non ho una squadra. E quindi mi rimane scomodo. Mi rimane scomodo. Anche perché mi costa ticket. Mi costa tanti ticket. E con 20 ticket, cazzo, se ti fai roba.
in teoria bisogna trovare i compagni adatti, cioè quelli che effettivamente capiscono che tu stai facendo un bug e che quindi non c'è bisogno di fare altro perché vincerai da solo la partita. Ora voglio provare in verità a farlo meglio, cioè, nel senso, io andavo forse troppo là, troppo lontano, pertanto voglio arrivare un po' più vicino facendo una cosa del genere. Ok, right, perfetto, funziona, bellissimo, vedete, lui si è bloccato proprio alla grandissima. E quindi si accumuleranno persone, robot su robot, cercando, ecco, poi se voi andate là, ecco, è normale che figa si bugga. È tipo scontato. Vedete? Loro leggono che c'è qualcuno, loro purtroppo... non va bene, non vi dovete... Ok, lui si è messo qua vicino a me. Che capisse quello che sto facendo io sarebbe perfetto, invece purtroppo no. Quindi questo, diciamo, è un piccolo bug. Non vi consiglio effettivamente di utilizzarlo se non avete una squadra. Quindi se riuscite tranquillamente a trovare tre player potete farlo e utilizzarlo. Se no, vi conviene giocarvela normale perché avete sicuramente più possibilità, perché poi andate a... cioè a lasciare i due compagni da soli è un casino. Non so che cosa consigliarvi in verità col brawler che vi trovate meglio. Io probabilmente utilizzerò Bull per questa sfida e tenterò di portarmi a casa tanti tanti trofei, tanti tanti punti per poi aprire le casse, i gettoni. Bene ragazzoli, per questo video è tutto, vi ringrazio tantissimo per la visione, lasciate mi piace se vi è piaciuto, iscrivervi al canale se l'hai fatto, di condividere il video e farmi una persona. Mi raccomando, passate tutti i link in descrizione, Facebook, Instagram e Telegram. Ci vediamo al solito a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.